Cari colleghi, buongiorno. Stiamo sperimentando questa nuova tecnologia di comunicazione, quindi abbiamo voluto iniziare con questo primo video dove cerchiamo di capire bene se funzionerà come no. Dopodiché abbiamo la possibilità di fare anche degli eventi in diretta sui social da seguire, anche se non daremo crediti formativi, ma daremo la possibilità a tutti voi di seguirci e di seguire le nostre informazioni, le varie manifestazioni che andremo a fare. L'occasione è di questo primo messaggio da parte del Consiglio Direttivo e del sottoscritto è quella di voler nell'occasione delle festività natalizie un augurio sincero alle vostre famiglie e a tutti quanti voi da parte mia, del Consiglio Direttivo e della Segreteria. E quindi sfruttiamo l'occasione mediatica per poterlo fare cercando di raggiungere le vostre famiglie. Abbiamo fatto un anno di grosso impegno dove abbiamo fatto manifestazioni di straordinaria importanza, avete avuto modo di vederle, di seguirle. Nel mese di dicembre insomma non ci siamo fatti mancare niente perché abbiamo organizzato eventi importanti, quella sull'edificio Salve nell'occasione del 90esimo, dove ha partecipato il Presidente del Consiglio nazionale. Dopodiché abbiamo fatto il 9 dicembre nella nostra sede un'iniziativa per capire la nostra previdenza, come sta messa, e anche lì ha partecipato il vertice della Cassa, la direzione e la Presidenza. Quindi a questi va il mio sincero ringraziamento per questo impegno profuso. Il ringraziamento va al Consiglio Direttivo per quello che sta facendo, perché mi supporta e mi sopporta tantissimo in queste tante iniziative che stiamo mettendo in campo, anche per l'anno prossimo, dove abbiamo già stabilito un calendario di eventi e cercheremo di fare un evento ogni mese. Stiamo dettagliando il calendario, cercando di dare spazio a tutte le nostre varie discipline che ci occupiamo, quindi per cui avremo modo di pian piano poi di comunicare a tutti. Faccio un ultimo appello, abbiamo creato dei gruppi di Telegram, quindi il Telegram ci dà la possibilità di essere più numerosi nei gruppi, quindi per cui chi vuole può inviarmi il mio numero, lo conoscete, il proprio numero, io lo iscriviamo al gruppo di Telegram Giamo Dirpini, dove iniziamo anche lì, anche a volte discussioni, a volte anche notizie importanti, per cui ci tenevo a farlo sapere. Chiunque volesse può entrare, ovviamente mi deve segnalare il numero. Quindi io rinnovo a voi tutti e alle vostre famiglie l'augurio di trascorrere queste festività natalizie nella serenità più possibile e un augurio da parte mia, da parte del Consiglio Direttivo e da parte della Segreteria. L'appuntamento è subito dopo le feste natalizie per iniziare un percorso sempre con un messaggio che cercheremo di fare settimanalmente, ma con queste manifestazioni che vorremmo fare in diretta su Facebook per potervi fare interagire. Stiamo lavorando su questo, speriamo di incontrarci. Di nuovo auguri a tutti, un abbraccio a tutti.